Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui questa mattina con noi. Ringrazio l'assessore, il magnifico rettore, l'assessore Baldelli, la consigliera Leonardi e tutti i consiglieri presenti, il dottor Gozzini e la dottoressa Storti. Ci tenevamo a fare questa conferenza stampa perché uno dei problemi più importanti di cui noi parliamo spesso, legato alla carenza dei servizi sanitari, è proprio legato alla scarsità del numero dei medici disponibili. C'è una gara in tutta Italia ad accaparrarsi i medici che possono supportare sia il territorio, i pronti soccorso, la rete ospedaliera. E anche a volte si innescono delle competizioni tra pubblico e privato. Come voi sapete, c'è un grande numero di medici nella nostra regione, ma non solo. Basta leggere le pagine dei giornali, dei quotidiani, basta vedere i telegiornali, i servizi che parlano di questo a livello nazionale sono tantissimi, che vanno dal pubblico al privato. E noi nello scorso anno, che di fatto abbiamo fatto il primo anno di programmazione vera, abbiamo fatto 6 borse di specializzazione in coerenza con gli anni precedenti e abbiamo fatto invece 85 borse per i medici di medicina generale, e che per la nostra regione era un numero molto 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 elevato, perché di solito il numero delle borse per i medici di medicina generale si attestava mediamente intorno ai 40. Poi queste borse di specie, perché sono importanti le borse? Perché l'anno successivo all'inizio del corso, lo specializzando, la borsa di fatto può iniziare ad esercitare. E quindi, per capirci, rispetto alle 85 borse che avevamo fatto lo scorso anno, e 82, 85, 82 borse, 65 avevano aderito a queste borse. E quest'anno, per il primo anno, dopo tanti anni, avremo la possibilità di inserire nel circuito dei territori, quindi dei medici di medicina generale, 65 nuovi professionisti. È un numero importante che di fatto va a sopperire quelli che andranno in pensione, perché il numero dei medici che ogni anno, in medicina generale, ogni anno va in pensione è un numero molto molto elevato. Per l'anno che stiamo invece programmando ora, abbiamo fatto insieme all'università, e poi dopo lo dirà meglio il magnifico rettore, lo dirà meglio l'assessore Saltamartini, un sacrificio dal punto di vista economico per anche gli specializzandi. Arriviamo a individuare il numero massimo di quelli che potevamo mettere in campo, che sono 42 specializzandi, e vogliamo arrivare a 110 borse per i medici di medicina generale, anche cambiando i criteri e facilitando la possibilità per professionisti e studenti che finora non avevano accesso alle borse per la medicina generale nella nostra regione, cercando di attrarli verso di noi. Certamente è un investimento che noi facciamo importante, perché poi al di là di quelli che sono gli investimenti sulle mura, sugli strumenti tecnologici, se noi non abbiamo il personale sufficiente, tutto quello di cui parliamo diventa difficile da realizzare, e anche la territorialità, la medicina, la riapertura, il potenziamento del territorio diventa un obiettivo difficilmente perseguibile. Questo è un trend che noi vogliamo confermare. Voglio dire che ad ora, per quello che ci è dato conoscere, il numero dei 42 specializzandi è non dal punto di vista numerico, perché sono regioni che hanno 80-90 specializzandi, ma sicuramente il rapporto popolazione numero di borse è ampiamente il numero uno in Italia. Io credo che sia in percentuale e in proporzione l'investimento più importante fatto forse negli ultimi decenni. Ma questo dei medici è il problema più importante di cui soffre la sanità in Italia, e questo credo che non solo deve essere l'inversione di tendenza di un anno, ma noi abbiamo la voglia, la volontà di ottimizzare le risorse, cercando di recuperare appunto quanto più possibile, per investire
con un'inversione di tendenza il più possibile su nuovi medici, su nuovi dottori, su personale che possa supportare una visione complessiva della sanità marchigiana. È essenziale, è fondamentale, perché senza loro, che sono poi i protagonisti nelle corsie, negli ambulatori, nei singoli territori, nei singoli comuni, nei distretti, noi non abbiamo la possibilità di dare i servizi che sono necessari a una popolazione che è in difficoltà, che invecchia e che quindi ha anche necessità di una sanità di prossimità. Io chiudo dicendo che questo è un grande sforzo, però per noi è un grande orgoglio. Lo voglio dire perché, a differenza e a distanza da circa 20 mesi dall'insediamento, aver raggiunto il numero di a livello di specializzandi e di medici di medicina generale, qualcosa come il totale di quello che era stato raggiunto, anzi l'abbiamo superato probabilmente, di quello che era stato raggiunto nei 5 anni precedenti, significa quanto noi vogliamo e crediamo, forse sui medici, sì, forse anche sui medici di medicina generale, perché sui medici di medicina generale abbiamo fatto qualcosa come 190, oltre 190 borse, e credo che, insomma, non so se nei 5 anni precedenti erano state fatte, ma questo non per una comparazione con chi c'era prima di noi, è per far capire i numeri e l'investimento che stiamo mettendo in campo. Certamente i risultati non si vedranno domani, però altrettanto certamente nei confronti dei medici di medicina generale che quest'anno usciranno per andare in pensione, noi abbiamo una risposta pronta. E così lo è per quest'anno e così lo sarà presumibilmente, perché speriamo che questi 110 medici, che noi 110 borse, abbiano un riscontro effettivo poi importante, lo saranno nei prossimi anni. Solo con questa inversione di tendenza noi non vedremo ampliarsi la forbice tra i medici che vanno in pensione e quindi i servizi che vengono ad essere sempre più carenti, e i medici che entrano nel circuito e quindi i servizi che vengono a essere non solo garantiti, ma andiamo a recuperare un gap che è pericolosissimo. L'ultima cosa certamente che mi sento di dire è che certamente noi non abbiamo la certezza assoluta, qualcuno dirà, che poi questi medici rimarranno vita naturale durante sul sistema sanitario regionale, però questo è un rischio che dobbiamo correre, perché non correre il rischio significa andare a garantire un'insufficienza sempre più adatica e dannosa al sistema sanitario regionale, e questo noi non lo possiamo assolutamente non lo possiamo accettare nella maniera più assoluta. Allora io non vado oltre, voglio dare la parola all'assessore al magnifico rettore Gianluca Gregori, e poi dopo salta. Bene, buongiorno a tutti, grazie Presidente. Con noi anche il professor Mauro Silvestrini, che è il preside della Facoltà di Medicina, che è la facoltà, diciamo, fortemente coinvolta, e lui stesso ha lavorato con gli organi tecnici, con la dottoressa Nadia Storti, dottor Gostini, proprio per, e con l'assessore, proprio per capire, l'assessore Saltamartini, le nostre esigenze, anche le nostre capacità, perché poi dobbiamo ragionare anche su quelle che sono le forze dell'università. Ma solo per dare alcuni numeri e capire quindi di che cosa parliamo. Nell'anno 2018-2019 il totale degli iscrivibili, cioè le borse potenziali che avevamo, erano pari a 501. Sono passate a 710 nel 2019-20, a 901 nel 2020-21. E il contributo, queste sono le borse ministeriali, poi però a queste si sommano le regioni. Diceva bene il Presidente quando parlava del rapporto borse per milione di abitanti, cioè se andiamo a vedere quello che è successo nelle altre regioni, non so, per dare un dato, il Veneto dà 90 borse regionali, ma su 4 milioni e 9 di abitanti. La Lombardia ne dà 85, ma su 10 milioni. Il Piemonte ne dà soltanto 15, la Liguria 12 e così via. Le Marche, come vedete, aggiungevano come regione un numero di borse piuttosto esiguo, cioè che si inserivano in un range tra 2, 3, 5, 6, tanto che anche quest'anno noi avevamo ragionato su una richiesta di questo tipo. Il fatto di riuscire ad aggiungere alle borse ministeriali queste 42, che sono un numero molto consistente, suddivise poi per le diverse discipline, quindi medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza, medicina interna, cardiologia,
chirurgia generale, anestesia e rianimazione, quindi sono tutte aree disciplinari particolarmente importanti. Credo che sia un obiettivo sfidante e di questo ringraziamo la Regione Marche perché ci permette di incrementare la nostra capacità. Più di questo non era possibile. Se poi sommiamo le 110 borse per i medici di medicina generale, davvero il numero diventa molto consistente. Su questo aggiungo anche il lavoro che stiamo facendo, la stampa ne è informata, ne ho parlato anche in termini di presentazione dei rapporti di ricerca, proprio per cercare di mettere, tra virgolette, a servizio e valorizzare i nostri specializzandi, ad esempio nei pronti soccorsi, trovando una modalità possibile dal punto di vista normativo, sui codici bianchi e verdi, nell'anestesia e rianimazione, ovviamente dando delle risorse ulteriori agli specializzandi e provando anche a inserirle in un contesto di sviluppo di carriera. Mauro, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma noi siamo veramente soddisfatti come università perché, ripeto, in questo anno siamo passati da numeri ridotti, no? A numeri, poi li vedete lì a numeri consistenti, sia per i medici di medicina generale che per gli specializzanti. Sì, no, veramente due parole in aggiunta a quello che ha già detto il rettore. Ovviamente è un'operazione che ci soddisfa moltissimo, per cui siamo veramente grati, soprattutto a nome dei nostri studenti. Noi, insieme al rettore, abbiamo fatto uno sforzo notevole per incrementare il numero degli iscritti alla facoltà di medicina e vi assicuro che non è stata un'operazione semplice. Io l'altro ieri ho fatto una riunione per cercare di incastrare con le esigenze delle aule, vi assicuro che è una cosa difficile, ma l'abbiamo fatto volentieri. Questo sforzo della Regione chiaramente ci dà fiducia e riusciamo ad offrire ai nostri laureati una prospettiva, cosa per cui soffrivamo molto. Una delle cose che mi faceva più dispiacere era vedere i nostri tesandi, i nostri laureandi dover andare poi fuori per le scuole di specializzazione. Offriamo adesso ai nostri studenti una prospettiva, praticamente se andiamo in equilibrio, numero di laureati, offerta di borse di specializzazione, e questo credo che sia un vantaggio notevolissimo. Come diceva il Presidente, non lo vedremo in tempi brevissimi, ma noi insomma siamo abituati a lavorare in prospettiva. Davvero un ringraziamento da parte dell'Università e della Facoltà di Medicina. Grazie. Un investimento sul futuro, Presidente. Filippo. Oggi mi ubriaco, nel senso che dopo 20 mesi di bastonate, questa è la svolta. La svolta di una sanità che cerca di reagire a tutti i problemi che sono stati accumulati dalla spending review dagli ultimi 10 anni della sanità. La piccola Regione Marche dà aiuto allo Stato, perché il problema del finanziamento è un problema che riguarda lo Stato. Quindi la piccola Regione Marche aiuta lo Stato e si carica questo peso finanziario enorme. I risultati, i segnali sono 3. Gli studenti che riescono a fare specializzazioni, ma soprattutto i medici che devono sopperire alle carenze sul territorio, sapranno che fra un anno gli studenti del primo anno di specializzazione potranno soccorrerli. Ma soprattutto i cittadini sanno che è finita la palude, perché io ringrazio il Presidente Acquaroli per il sostegno che in questo caso insieme ai colleghi della Giunta ha portato a questa richiesta, perché i cittadini sapranno che nei prossimi anni, qualunque sia la situazione, noi interverremo su questa materia e saremo in grado di rovesciare il rapporto tra turnover e persone specializzate. Quindi professionisti che lavorano sul campo che si sentivano soli, studenti che avranno la possibilità completa e soprattutto cittadini. Scusa. Le Marche sollecitano però il governo, e questo lo faremo nella conferenza delle regioni, i presidenti, ad avviare immediatamente il tavolo del rinnovo del contratto della dirigenza. È stata chiusa la partita con un contratto preliminare per il personale del comparto, ma come diceva il Presidente Acquaroli, che è intervenuto prima di me,
queste risorse arriveranno fra un anno e mezzo, non prima. E qui dobbiamo attraversare un anno di grandi impegni, di liste d'attesa lunghissime, di pronti soccorsi, diciamo così, sovraffollati. Ecco, anche al personale delle specializzazioni mediche diciamo che arriveranno i rinforzi fra un anno e mezzo. È per questo che lo Stato deve rinnovare, deve avviare immediatamente il tavolo della contrattazione, perché abbiamo bisogno di dare dei segnali immediati a delle prestazioni particolari che sono quelle appunto dei turni usuranti. Io con questo non voglio naturalmente spostare l'attenzione su questo importantissimo investimento su un altro tema, ma è un segnale che voglio offrire al personale sull'impegno della Regione di salvaguardare anche i trattamenti e soprattutto le prestazioni più gravose, perché è evidente che alcune prestazioni o alcune specializzazioni come quelle della medicina d'urgenza o dell'anestesia che noi andiamo a finanziare, se non trovano appetibilità dal punto di vista remunerativo, poi rischiano di non garantire il raggiungimento, il soddisfacimento di questo risultato. E quindi questa mattina ho chiamato il presidente Laran e ho rappresentato, poi lo faremo nella conferenza delle regioni, ho rappresentato l'urgente necessità di intervenire in materia, perché, ripeto, le Marche si fanno protagoniste su problemi che non sarebbero proprio di una regione, insomma, ecco, questi quelli di cui stiamo parlando. Quindi anche al dottor Naddeo stamattina ho rappresentato l'esigenza di avviare il tavolo, ripeto, per rinnovo del contratto della dirigenza. Io non ho altro da aggiungere. Io se ci sono domande... Scusate, solo una cosa veloce. Prima il direttore parlava delle specializzazioni che avevo coperto, se ve le ripete, per favore. Allora, sono tutte, magari le diamo uno schema, se no io le posso leggere. Medicina e chirurgia d'accettazione urgenza, 3 borse, psichiatria 5... Medicina interna 5, neurologia 2, cardiologia 5, chirurgia generale 2, anestesia e rianimazione 7, ortopedia 3, pediatria 5, oftalmologia 1, dermatologia 1, gastroenterologia 1, patologia clinica 1, malattie infettive 1. E voi eravate bravi a stenografare, era fatta, invece era ridotto lo schema. Anche migliore anonimi. No, questo per dire che... la scelta che è stata fatta, che poi hanno fatto la facoltà di medicina insieme alla regione, è quella di partire dalle esigenze, perché questa sorta di lavorare insieme al dottor Cosini sulle esigenze territoriali, e quindi queste borse vanno ad incrementare quello che già abbiamo, ovviamente. Insomma, quindi comunque penso che lo schema tenete conto che non troverete alcune scuole, ma semplicemente perché quelle hanno già una saturazione come numero non di posso, assegnazioni ministeriali, non possono andare oltre. No, ovviamente ogni specializzando deve avere un'offerta in termini di possibilità di apprendere, quindi avevamo delle scuole che già erano al limite e non potevano ricevere altre. Le 42 si vanno ad aggiungere a quelle ministeriali? Si vanno ad aggiungere a quelle ministeriali? Guardi, la stima stamattina non la possiamo fare, tenga conto che l'anno scorso erano 901, esatto. Erano i dati che le dicevo prima, no? 500, sì, 700, sì. 900 se vuole, quindi dovremmo superare i 1000, crediamo, però siamo in questa le borse fase. Di specializzazione dei medici degli altri saranno delineate dallo Stato a fine anno, quindi noi presupponiamo potrebbero essere anche di più. È chiaro che la sollecitazione da parte nella conferenza della regione è quella di aumentare. Ecco, io mi sono dimenticato di dire che la regione, l'università sta lavorando al massimo della sua operatività, quindi più di questo Non è possibile organizzare Magnifico, quindi volevo ringraziare tutti. Sì, per lo sforzo. Esatto, e prendere atto, lo vorrei dire anche a tutti i professori dell'università, di questo immenso impegno che l'università sta approfondendo per dare un segnale vero. Ripeto, fra un anno noi avremo i medici specializzanti e quindi si cambia. Mettiamo nel circuito da qui a 3 anni un numero di medici specializzanti e un numero di medici di medicina generale molto importante, soprattutto gli specializzanti, perché la medicina generale purtroppo ha visto negli ultimi anni una desertificazione. È chiaro che
basta vedere, no? Noi abbiamo fatto 82 borse, 65 possono entrare. Però l'anno scorso, cioè l'anno precedente, erano 30, ma andavano in pensione in 50, 49 andavano in pensione in 50, 55, 25 andavano... Purtroppo ogni anno si pensionavano e non c'era un ricambio sufficiente, quindi dobbiamo recuperare, per questo puntiamo ad aumentare il numero tra quelli che escono perché vanno in quiescenza e quelli che entrano con la specializzazione, anche perché poi non tutti di quelli che entreranno resteranno a fine delle borse del percorso di preparazione, di specializzazione nelle Marche. Qualcuno tornerà a casa, qualcuno andrà in altri territori, qualcuno farà... Però se noi investiamo sicuramente riusciremo a dare un segnale importante. Tre anni, il Presidente limita la durata della sua missione. Certo, io lo posso parlare per quello. Probabilmente, Presidente, politicamente la Regione non può permettersi di sottostimare il fabbisogno, perché non è che deve durare per i prossimi anni, perché noi subiamo in questo momento le conseguenze di una mancata previsione, che il turnover si conosceva perfettamente quali fossero gli effetti. Insomma, noi possiamo programmare da qui a tre anni. No? Anche se romanticamente. Soprattutto. Però è una bella giornata oggi, è una di quelle positive, insomma, in cui uno può raccontare qualcosa di utile. La svolta. Quante persone escono ovviamente ogni anno? Dove? Come dei medici. Ah, guardi, io ho una tabella, se vuole Eleonora valla a prendere, che ci parla del numero dei medici di medicina generale in base all'anno di nascita. E in base a questo tipo di, diciamo, valutazione, mettiamo il 70° anno. L'anno prossimo, no, tra due anni dovrebbero uscire 120 medici. Adesso però ve lo do perché è uno studio che abbiamo acquisito e che arriva a un picco di 120 medici fra due anni, ma già anche quest'anno, l'anno prossimo, con questi numeri siamo... Con questi numeri siamo in equilibrio. Forse siamo leggermente sopra rispetto a quelli che possono uscire. Attenzione, però 82 erano le borse, poi 65 sono quelli che hanno, cioè, hanno effettivamente fatto il corso. Quest'anno abbiamo ampliato un po' i criteri per cercare di facilitare l'accesso alle borse. Adesso fra poco arriverà lo schema e ve lo consiglio. Perché sostanzialmente sì, perché se no è inutile aumentare le borse se quelle sono. Perché avevate solo 65 l'anno scorso? Avete un'idea del perché erano così pochi? Perché credo che ci sono dei limiti, nel senso, la dottoressa mi spiegava anche del Magnifico. No, quando il tema è che non tutti vogliono fare tutto, e invece i meccanismi che ci sono portano spesso a far scegliere quello che uno non vuole fare. No? Per cui uno si ritrova a fare una specialità in una certa disciplina che però non gli interessa, quindi magari l'anno dopo va via. Quindi c'è un problema di... mantenimento nella scelta. Questo è come medicina generale che non lo vuole più fare nessuno. Questo è un altro tema, no? Pure una carenza molto forte sulla medicina d'urgenza, no? Vanno elevati. Allora lì è un tema più ampio, no? Perché se i rischi sono molto elevati, ma lo stipendio è lo stesso, i turni sono molto più difficili, è chiaro che non ci sono file per andare a svolgere quel tipo di specialità. Per esempio, che ne so, posso farvi un esempio, no? Per esempio, i corsi di medicina d'urgenza, che è il lavoro più in questo momento più importante, possiamo dire, della sanità, la carenza, no, più grave, pronti soccorsi, si iscrive al primo anno, vedono che così al secondo anno, poi passano ad altre specializzazioni. Quindi noi ce l'abbiamo caricati, però poi non arrivano alla specializzazione. Per questo mi sono permesso di dire, se noi non andiamo a remunerare alcune prestazioni gravi che sono i servizi notturni domenicali, perché noi la carenza veramente incredibile ce l'abbiamo nei pronti soccorsi, questa è la e nella medicina generale. La decisione di prestazione uno contratto, che poi è quella che però è una decisione che deve essere presa eventualmente a livello è il contratto collettivo nazionale di lavoro, sì. È quello che deve far scattare eventualmente. Sì. Il problema che noi abbiamo è che poi cosa succede? Anche a livello locale, noi in questo momento stiamo vivendo questo problema,
Se noi anche a livello locale dovessimo intervenire in materia, dobbiamo firmare l'accordo con i sindacali, perché poi le prestazioni sono remunerate nel fondo di produttività, che poi viene detratto ad altri. Non so se la logica è quella di dare la stessa somma a tutti nella contrattazione collettiva, no? Si fa la media. In realtà qui bisognerebbe tener conto che, siccome anche aumentando le borse di specializzazione la carenza ce l'abbiamo in tutta Italia in alcune materie, quantomeno io ritengo che si possa andare a intervenire su alcune prestazioni usuranti, non sulla tipologia di prestazione, tipo se fa la notte, se lavori domenica, se lavori, questo secondo me si può fare. Adesso nella conferenza delle regioni dovremo fare una bella battaglia per far sì che il tema sia portato sul tavolo del governo, perché da quello che ho saputo, ecco, il contratto della dirigenza si vorrebbe rinnovare dopo l'estate, noi non ce lo possiamo permettere, insomma. I numeri di cui parlavo prima, ad esempio qui su questo studio ci dice che i medici nati nel 1951, i medici di medicina generale nati nel 51 nella nostra regione erano 34, nati nel 52 59, nati nel 53 77, 54 107, 55 77, 56 88, ecco, per dire che se noi non prevediamo, questo è il grafico che mostra il fatto a 70 che anni. Nati nel 1989, 90, 91, 92, ogni anno uno. Se chiaramente tu non investi sui giovani, arriva il pensionamento e c'è la desertificazione del territorio. E siccome negli ultimi, per capirci, questo è uno studio fatto a febbraio 2021, quindi un anno fa, e negli ultimi 10 anni non raggiungiamo i 30 medici, 40 medici in medicina generale inseriti. È chiaro che ora bisogna andare a fare una programmazione che non solo va a prevedere i pensionamenti, ma va a recuperare quel gap, quel differenziale che si è venuto a creare. Così anche per i pediatri. I pediatri con numeri diversi, però il trend è lo stesso. Ecco qua, il trend è assolutamente lo stesso, quindi parliamo di un problema enorme, cioè quando parliamo di medici in generale e pediatri parliamo del territorio in maniera proprio assoluta, di quelli che poi vanno a pronto soccorso. Di quelli che poi vanno a pronto soccorso, dice bene. E sono codici bianchi o codici neri. Praticamente dal 51 al 54 hanno studiato, si sono iscritti solo a medicina. Tra il boom e poi il picchino. Ecco. Questo è molto importante, perché vi fa capire come è fondamentale nei prossimi 10 anni investire moltissimo, perché altrimenti rischiamo veramente di non trovare più nessuno. Io ringraziamento all'università è molto sentito, perché c'è uno sforzo enorme per fare questi numeri qua da parte della facoltà, quindi veramente grazie. Anche noi abbiamo risposto, perché senza questo accordo, questa collaborazione non si va da nessuna parte. Grazie. Io vado a Roma, il ministro che ci ha convocato. Un saluto a tutti. Grazie. 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 Direttore, ci salutiamo. C'erano altre domande, no? Siamo alzati perché... Grazie. 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 Grazie